Esatto. Bella a tutti ragazzi, qui è Ersatto, benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Misteri e Stranezze di RDR2. Si tratta di un episodio veramente dopato perché andremo a vedere un easter egg incredibile. Ci troviamo nella cittadina di Blackwater, che era già presente in RDR1, perché sulle mura di questa cittadina è possibile trovare queste scritte. Queste scritte non sono altro che un linguaggio che noi potremo trascrivere sul nostro diario. Per esattezza si tratta di un linguaggio azteco che alla fine comporrà un messaggio che andremo a vedere insieme. E diciamo, il tutto è un riferimento a RDR1 e al DLC degli zombie. Incredibile, quindi, veramente figo. Muoviamoci verso la seconda scritta. Dove sta? Una ricerca veramente difficile che noi vi aiuteremo a fare. Eccola qui, sembrava come apparsa dal nulla, visto che prima non si vedeva. Comunque, ecco qua, vediamo bene sulla mappa. Dovete andare esattamente qui, mi raccomando. Non dimenticate di mettere la sottoga al GPS, se no vi perdete, perché la cittadina di Blackwater ha molte vie, tutte uguali. Lo sviluppo industriale, il capitalismo sfrenato l'ha portata a svilupparsi in questo modo assurdo. Mi ricordo che era una delle città più belle di RDR1. Vedete questa pavimentazione in ciottoli, ricorda un po' i San Pietrini di Roma, la mia amata città. Comunque, camminiamo in questo vicolo poco raccomandabile alla ricerca dell'altra scritta. L'abbiamo trovata. Vedete, esattamente qui, West Elizabeth, nella regione del West Elizabeth. Incredibile. Abbiamo messo tutti i segnalini sexy, tipo le puntine. E andiamo a scrivere, perché qui non dobbiamo perderci nemmeno un appunto. Perché ricordate che tenere un diario è una cosa molto importante, perché vi aiuterà a rimanere sempre concentrati, vi aiuterà a ricordare quando sarete dei vecchi malati di Alzheimer, quando la satoga non sarà più sufficiente per mantenere la memoria fredda, la memoria d'acciaio, che nella vita di tutti i giorni è alla fine molto utile. Qui vediamo qualche campagnolo, scusate, ma è necessario a volte spostare le spighe di Gran Turco. Eccoci qua, anche sui tetti addirittura qualcuno è andato a scrivere, è pazzesco. Si tratta di un vandalo di un certo livello, un vandalo che forse viveva in Getting Up, uno dei giochi più belli a cui io sono più affezionato. Forse sono di parte a dire uno dei giochi più belli, però è un gioco unico, un gioco sui graffiti, su cui fra l'altro io iniziai a fare video quando aprì il canale. Però poi questi video li ho dovuti cancellare, perché a parte che la qualità era molto scarsa, perché immaginate che io registravo con la telecamera davanti allo schermo, un gioco fra l'altro della PS2, quindi non con una grafica eccellente, potete immaginare cosa uscisse fuori. Comunque il fatto era che c'erano anche delle canzoni di un certo livello come colonna sonora che diedero problemi di copyright, quindi operai con l'eliminazione. Fra l'altro una serie che passò del tutto inosservata, il che mi fece riflettere molto e dissi: come posso attirare l'attenzione di qualcuno? E per rispondere a questa domanda mi chiesi cosa mi piace e io dissi easter eggs. Ok, allora li registro su GTA 4, perché io da piccolo li vedevo su GTA San Andreas. GTA 4 era il GTA più recente. Lo feci e poi sono successe tante bellissime cose. Adesso addirittura vediamo su questo tetto un'altra scritta dopata. È pazzesco il numero di scritte che sono state fatte da questo vandalo azteco, perché si tratta di un linguaggio azteco, quindi diciamo dell'America centro-meridionale, ecco. Di certo non ci troviamo a settentrione, nelle terre innevate del Canada. Vedete, insomma, il diario comincia ad avere una certa forma, una certa sostanza. Scommetto voi però non ci capite niente, come del resto non ci capisco nemmeno niente io di questi segni. E infatti la difficoltà di queste lingue che usano le immagini, i simboli, piuttosto che le lettere, è che bisogna imparare un numero spropositato di immagini, perché ogni immagine rappresenta una parola diversa. Pensate al geroglifico, pensate a chi è riuscito a decifrare la stella di Rosetta. Cioè, si tratta di un genio, ragazzi, ma veramente di un genio. Riuscire a tradurre una lingua del genere senza avere nessuna traduzione precedente, pazzesco. Comunque, una volta che avremo ottenuto tutte le trascrizioni, notiamo che si tratta assolutamente di linguaggio appunto azteco e si riferisce al calendario. In particolare abbiamo determinate lettere, queste 5,
ed è possibile assegnare un significato a ciascuna di queste scritte. Se utilizziamo queste lettere, questi numeri che abbiamo associato, e li mettiamo in un programma di riformulazione delle parole, Blessed are the peacemakers, sei Ahuyotl, scusate la pronuncia tremenda di questo dio azteco che compare in RDR1. Comunque, benedetti siano i portatori di pace, ovvero la scritta che esce fuori, rielaborando il codice numerico, è ciò che c'è scritto sulla tomba di John Marston in RDR1. Quindi è un chiarissimo riferimento ad RDR1, in particolare a John Marston, e adesso lo vediamo, ecco, scusate la scarsità, ecco, vedete, benedetti siano i portatori di pace. E Ohiuntotl, scusate veramente la pronuncia tremenda, ma è un nome difficile, è un nome azteco, è la dea che c'è in RDR1, nel DLC degli zombie, che ci permette di far terminare la piaga, l'infezione zombie. Vi lascio uno spezzone video. Are you sure? Of course I'm sure. How do you know? My name is Ayotioto. Ayotioto. A horse is waiting for you. You should return home. Ma non è tutto qui, ragazzi, perché a Saint-Denis è possibile vedere la stessa maschera che c'è appunto in quella clip video che bisogna riportare per far terminare l'apocalisse zombie. E si trova in un negozio, ragazzi. Quindi un cercatore di tesori, forse, l'ha portata qui, l'ha rivenduta e adesso si trova lì in attesa di essere comprata da noi o di essere rapinata. Vedete, lì sullo scaffale in alto c'è questa maschera verde, dopatissima, in grado di portare la peste nera, la peste zombesca. Che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. In caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Se non l'avete già fatto, ringrazio i miei collaboratori Loris Ronconi e Davide Framba che mi hanno fornito le clip per questo video. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!